Questa mostra fotografica è nata nel 91 tra i decumani di Napoli, quando c'era la prima palpitazione per il centro storico di Napoli, e io con la mia Plaubel 6x7 negativo bianco e nero ho voluto documentare i Lazzari, comunque una certa Napoli. Ho avuto l'opportunità di esporre, di presentare questo lavoro per il Maggio Napoletano, ma da cittadino di Torre Annunziata, da cittadino torrese, conoscendo il bel progetto, il bel lavoro che i ragazzi di Rovigliano, della Parini Rovigliano, stavano conducendo sulla mappatura sonora, forse mosso da una sorta di trasgressione che mi appartiene, ho voluto associare questa tradizionalità fotografica negativo bianco e nero a quella che potrebbe essere una multimedialità futuristica, la mappatura sonora, e presentarla in un contrasto che fa tutt'uno qui a Napoli e portare un po' di torre, un po' di bravura torrese a Napoli. Pensate che fra poco partirà una mappatura di tutti i pastifici e di tutti gli opifici, ovvero di quello che è il sound, che dicono gli americani, feel the sound, senti il suono, ma sentire il suono nel senso che appropriati di tutto. Questa è una mostra sensoriale fondamentalmente, non è una mostra fotografica. Talking Stones è il progetto che vuole dare voce alle pietre, e quindi alle pietre del nostro passato e alle pietre della nostra realtà. È nato come una indicazione per i ragazzi di un laboratorio di sperimentazione sonora, e pertanto con l'aiuto di un tecnico e di una serie di microfoni particolari, idrofoni, così come microfoni piezoelettrici e così via dicendo, siamo andati l'anno scorso a mappare o il sito archeologico di Oplontis oppure zone vicine alla scuola. Quest'anno abbiamo voluto riprovare con i decumani. Servendoci di SoundCloud abbiamo reso possibile in parte quello che noi volevamo fare all'inizio, cioè creare un'app con la mappatura sonora, con la quale, mediante un QR code, questo era il progetto iniziale, che mediante un QR code desse agli altri l'opportunità di conservare o di ascoltare quando desiderassero questi suoni.